Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent, siamo con un altro tutorial. Da quanto tempo che non facciamo un tutorial? Semplicemente perché non avevo un cavolo da tutoriale. Oggi con Sony Vegas, perché praticamente stavo vedendo un po' in televisione, fantasmi, quello, quell'altro. E ho pensato, però io, per poter fare l'effetto del fantasma, come se io sono un fantasma, mi era venuta un'idea. Quello sono io. Adesso sono io, fantasma. Volete prendere in giro i vostri amici, grandi e piccini, dicendogli io sono un fantasma e non l'hai mai saputo? Non te l'ho mai detto? Ecco come fare. Siete venuti nel video giusto. State vedendo il video giusto, che ti aspetta. Vabbè, iniziamo, va. Io qui ho fatto un piccolo esperimento. Cavolo, ho fatto così un video, delle riprese. Vi faccio vedere prima un esempio a inquadratura statica. Vabbè, niente, ho avuto un po' di problemi nella cosa, insomma. Queste sono le due riprese. Ok, posso anche mettere muto a tutte e due. Questa è l'inquadratura, vabbè, io che faccio lo scemo. Questo è il video con l'inquadratura dove ci sono io. Questo invece è il video dove non ci sono. Li mettiamo sovrapposti, come anche l'audio, ma l'audio in questo caso non me ne frega niente. Come vedete, l'inquadratura è statica, cioè rimane ferma. In realtà facciamo, disabilitiamo dei frame, così sono più fluidi. Se metto smart and simple, vedete, sto facendo il tasto destro. Proprietà e switchando da smart a disable verrà meglio. Detto ciò, passiamo al tutorial, quello definitivo. Prendiamo qui e l'opacità la passiamo da 100, la abbassiamo a 50. Come vedete, mi vedo più trasparente, però sono l'unica cosa trasparente nell'inquadratura. Tutto il resto, invece, come vedete, non cambia niente, a parte la tenda, ma alla fine la tenda poco si vede la differenza. Cioè, se uno non sa come sono realmente i due video, le due clip, uno non bada alla tenda, cioè non capisce che la tenda, guardate, cioè non si capisce. Sembra come se sono due pieghe della tenda che si sovrappongono. Il trucco, per dire, non si nota. Poi vabbè, possiamo benissimo abbassarlo pure a 25, a 20, come preferite, come dire, l'effetto fantasma rimane sempre lo stesso e secondo me ci può stare. Questo quando l'inquadratura è statica, quindi l'immagine è ferma, rimane così com'è. Io ho messo il cavalletto fermo, immobile, nella modalità per dire statica. Se volessimo farlo nella modalità movimentata, quindi la telecamera si muove, l'inquadratura si muove, là diciamo che è un po' più complicato. Bisognerebbe andare qui a Event Pan Crop e qui ovviamente esce un pannello. Ho fatto una clip di una bottiglia. Questi sono i file, qua l'ho chiamato bottiglia. Facciamo sempre CTRL maiuscolo Q per aprire un altro livello. CTRL Q il livello audio. Possiamo percepire meglio quello che vi dicevo all'inizio. Adesso che l'immagine è più movimentata di prima, vedete tutte queste parti che si vedono sfocate, dove si vede tipo la scia, come la chiamo io. Vediamo la differenza. Se noi disabilitiamo, quindi vedete questa parte, se noi disabilitiamo, pa! Più o meno, differenza di prima, è meglio, compare meglio all'occhio dello spettatore. In questa clip la telecamera si muove, come vedete. E quindi voi potreste dire, cavolo, però è più complicato. La clip senza bottiglia l'ho registrata prima. La clip della bottiglia, dove c'è la bottiglia, l'ho registrata dopo. Quindi in due momenti diversi. Come cacchio fai a replicare frame per frame la seconda volta? È molto complicato. Quello che ho pensato io, la cosa più semplice, è andare su pannello qui e vedere, insomma, sempre abbassando l'opacità, se noi, tipo in questo caso, ecco, provassimo ad aggiustare, se noi provassimo perché riuscirci proprio 100%,
È difficile, difficile, sì. È d'ufficio fare la maschera di ritaglio, o al massimo solo la bottiglia. Andiamo su questo pannello, fare bot, non i bot di Fortnite, tantomeno i botti di Capodanno. In questo modo non dovrebbe vedersi una cosa netta, anzi dovrebbe vedersi meglio. Purtroppo si vede male. Però per fare questo trucchetto qui, quello del fantasma, vi consiglio un'immagine statica e buonanotte. Appena sbattuto qualcosa contro la porta mia. Perfetto. Quindi una scena che rimane ferma, sembra la stessa posizione, appunto l'immagine si muova, cambi posizione. Prima sta in un modo, poi sta in un altro. E fate prima, state più tranquilli, buonanotte. Io direi che questo tutorial vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato d'aiuto nel caso voleste fare appunto questo genere di cose. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Buonanotte ragazzi, quello che ho è, sì. No.